Benvenuti nel mio canale e benvenuti in un nuovo video. C'era una volta un territorio conteso e strategico che si trovava a due passi da Roma e dalla via Appia e lungo la via Pedemontana. I baroni Annibaldi, a cui la Santa Sede affidò il feudo di Sermoneta, Bassiano e San Donato, vi costruirono un maschio ed un maschietto proprio al centro del feudo a Sermoneta. Dal castello di Sermoneta, che solo poi si chiamò Castello Caetani, la vista sull'intera pianura pontina, sulla palude e fino al mare era perfetta. Il castello di Sermoneta si trova a Sermoneta, in provincia di Latina, ed è meravigliosamente conservato con vista sulla pianura pontina, stanze affrescate e ammobiliate e prigioni che custodiscono i graffiti dei detenuti che le abitarono. Sulla parete di una delle sale del duecentesco castello campeggia una scritta, proprio sotto lo stemma inghirlandato della nobile famiglia che, alla fine del XIII secolo, diede, sperando forse in un'imperitura memoria, il proprio nome alla fortezza. Rotat omen fatum, si legge in quell'iscrizione. Il fato ruota senza sosta. È un'espressione tratta dalla tragedia di Seneca, Tiestes, all'interno di un più ampio passaggio che esorta lo spettatore della scena teatrale a non confidare troppo delle circostanze favorevoli e a non disperarsi di fronte alle avversità, perché gli dèi mescolano fortune e sventure senza che l'uomo possa farci nulla. La desolante citazione si attaglia bene all'instabilità del potere umano, che i castelli, con la loro imponenza e saldezza, simboleggiano plasticamente come un roccioso paradosso. Durante l'estate ospita eventi interessanti e può essere visitato attraverso le visite guidate gestite dalla Fondazione Caetani. E veniamo alla storia del castello. La costruzione del castello risale alla seconda metà del XIII secolo per opera della famiglia Annibaldi. Attualmente le uniche testimonianze relative all'originale rocca rimangono le torri maschio e maschietto. La famiglia Caetani acquistò il castello nel 1297 con Pietro II, conte di Caserta, per volontà e con i mezzi finanziari dello zio Benedetto, il pontefice Bonifacio VIII. L'autorevole casata ampliò la preesistente rocca. Al suo interno furono eretti nuovi edifici e vennero innalzate le mura di cinta. Il momento di maggior splendore del castello e dell'intera città di Sermoneta giunse a metà del 400, quando il giovane signore Onorato III, ammagliato dal fascino del Rinascimento, diede vita alla costruzione di nuovi edifici e fece decorare con affreschi sia le sale più antiche sia quelle appena costruite, tra cui le camere pinte. Nel 1499 Papa Alessandro VI, Borgia, scomunicò i Caetani e confiscò tutti i loro feudi, affidandoli a sua figlia Lucrezia. L'antico maniero medievale, ormai obsoleto dopo l'avvento delle armi da fuoco, subì una radicale trasformazione architettonica che condusse a un notevole ampliamento dello spessore delle mura di cinta. L'opera portò alla realizzazione di un'imponente fortezza militare, seconda solo a Castel Sant'Angelo di Roma nell'intero stato pontificio. La signora Borgia durò solamente 4 anni sino alla morte di Papa Alessandro VI, che portò il castello e gli interi feudi nuovamente nelle mani della famiglia Caetani. Con il passare degli anni, i Caetani restarono sempre più attratti dalla vita mondana di Roma e dai interessi economici lontani da Sermoneta, che in maniera graduale li condusse ad allontanarsi dalla città. All'inizio del XVII secolo, il maniero venne abbandonato ad un triste declino e adibito quasi esclusivamente a carcere. Nel 1798, ormai avvolto in un desolante oblio, venne saccheggiato dai soldati francesi, perdendo la ricca armeria e gli eleganti arredi. Le strutture murarie della possente e magnifica fortezza iniziarono rapidamente a decadere e le pareti esterne si ricoprirono di vegetazione spontanea. I Caetani tornarono ad occuparsi del castello solamente a partire dal 1898, quando il giovane Gelasio diede vita a imponenti lavori di restauro. Il ramo Caetani di Sermoneta si è estinto nel gennaio del 1977 con la scomparsa di Lelia, figlia di Loffredo, sedicesimo e ultimo duca della città. Oggi la conservazione a futura memoria dell'immenso patrimonio storico ed artistico della famiglia è affidata alla Fondazione Loffredo Caetani, un organo creato dall'ultima discendente della casa e dal marito Hubert Howard. Il castello, che ospitò fra gli altri Federico II e nel 1536 Carlo V, ospitò anche i papi Gregorio XIII nel 1576 e Sisto V e altre illustre personalità. Di loro ci sono tracce in una stanza del complesso che ospitava le iscrizioni, ancora oggi conservate su un muro, di tutti i visitatori di un certo livello. E veniamo all'architettura. Il nucleo principale del castello è composto dal maschio o mastio, che ospitava le stanze da letto del signore e che fungeva da ultimo rifugio di sicurezza
in caso di invasione nemica. La struttura del maschio era completamente indipendente dal resto del castello ed era collegata alle strutture adiacenti solo da due ponti levatoi in legno. Il personale e la servitù si sarebbero rifugiati al suo interno qualora tutto il complesso fosse caduto in mani nemiche. Nei pressi del maschio sorge la seconda torre, molto più piccola, detta maschietto. All'esterno delle due torri c'è la grande piazza d'armi. Alcuni edifici del castello vennero in parte demoliti dai Caetani, che realizzarono la sala dei baroni, modificata dai Borgia nel XV secolo, e le sale dette camere pinte, ristrutturate alla fine degli anni 90. Quest'ultimo complesso è composto da tre stanze per gli ospiti, di cui due sono affrescate da un autore sconosciuto che viene fatto risalire alla scuola del Pinturicchio, con immagini che rappresentano figure mitologiche e le virtù teologali. Nel 1400 venne realizzata la casa del cardinale Valentino Borgia. Questo edificio ospita la Madonna con il Bambino e i Santi Pietro, Stefano e Giovannino, dipinto nel 1541 da Girolamo Siciolante e che originariamente si trovava esposto nell'abbazia di Valvisciolo. Una curiosità, sui muri di una delle sale del castello dove venivano ospitate le firme dei cittadini illustri in visita, su una di queste pareti è ancora perfettamente conservato un pentagramma inciso dal musicista compositore Loffredo Caetani. Nelle stalle del castello sono state girate alcune scene del film Non ci resta che piangere. E come ogni castello che si rispetti, anche Castello Caetani ha i suoi fantasmi. Il primo è di un giovanissimo giullare giustiziato per volontà di Papa Bonifacio VIII che si diverte a bullarsi dei turisti di passaggio. Pare che il giullare non si limiti a vagare tra le mura del castello e che spesso gironzoli lungo le strade di Sermoneta, a lui in tempo molto care, per farsi beffa dei piccoli commercianti del borgo. E poi si racconta anche di un bambino deceduto violentemente nei sotterranei. Diversi testimoni assicurano di aver sentito il suo lamento provenire dalle stanze signorili e chi afferma di averlo visto dichiara senza ombra di dubbio che somiglia al piccolo principe, raffigurato in uno dei quadri del salone del cardinale, la cui identità purtroppo oggi è sconosciuta. Un'altra curiosità, il nome Sermoneta sembra derivi dai Romani, che dopo aver conquistato questa città l'avevano rinominata Sora Moneta, in onore di una precedente vittoria ottenuta grazie alla protezione della dea Giunone Moneta. Da Sora Moneta divenne Sermoneta e fu a lungo una colonia romana. Di quest'epoca sono stati rinvenuti i resti di una villa su un monte vicino a Sermoneta e degli antichi templi, su cui poi nel Medioevo vennero costruite alcune chiese della città. Oltre alle visite guidate gestite dalla Fondazione Loffredo Caetani, fondata da Lelia Caetani, il castello è sede di prestigiosi incontri culturali e viene abitato per lunghi periodi dall'anno da artisti e studiosi. In primavera la struttura è abitata dai restauratori del Centro Internazionale di Studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali, che tutelano in prevalenza le sale dette camere pinte, la facciata dell'edificio della vecchia cucina. In estate è il momento del Festival Pontino di Musica, appuntamento fortemente voluto da Lelia Caetani, ultima erede della dinastia, e da suo marito Howard, che lo istituirono nel 1963 in memoria del compositore Loffredo Caetani, padre di Lelia e marito di Margherita Caetani, e degli appuntamenti organizzati dal Campus Internazionale di Musica. Vengono anche organizzati incontri e convegni dedicati all'architettura, alla sociologia e all'urbanistica. Il video finisce qui, se vi è piaciuto mettete un bel like e se volete potete iscrivervi non dimenticando di cliccare sulla campanellina per non perdere nessun video. Un bacio e al prossimo video!